È un fatto abbastanza tipico, quello che si sarebbe verificato di recente nel nord Italia, precisamente nella città di Trieste. Si sa infatti che delle donne musulmane avrebbero fatto il bagno vestite. In questa città importante, nodo turistico, perché anche c'è da dire che Trieste viene visitata ogni anno da migliaia di persone, soltanto che pensate che le donne sono state, diciamo così, tacciate, o meglio, gli hanno detto no, qui così non potete farlo. Queste donne musulmane, infatti, volevano fare il bagno nelle acque vicine a Triestino Lido Pedocin, che è l'unico in territorio europeo dal 1903 dove un muro divide gli uomini dalle donne con i bambini. Quindi ognuno fa le proprie cose in maniera sicura, in pienissima riservatezza. Però ripeto che le donne in questione sono state, diciamo così, mi hanno detto no, voi non potete fare il bagno così. Eppure volevo farlo anche perché sono donne musulmane, però vestite. Insomma, voi cosa ne pensate? Ditemi la vostra opinione. Io penso che ogni essere umano debba fare ciò che voglia, ciò che può, anche il musulmano debba potersi bagnare, anche se con i vestiti, perché non c'è nulla di strano, di anomalo. Rientra insomma nella propria voglia, nella propria volontà, no? Di bagnarsi. Se una persona vuole farlo perché magari ha intenzione perché fa caldo, pur da vestito deve poterlo fare secondo me. Che cambia? Nulla, anzi. E pure me perché non si espone il corpo al sole. Da Naradoidalia è tutto, iscrivetevi e commentate. Ciao a tutti.